Ciao a tutti, ben ritrovati in questo nuovo video. È passato un bel po' di tempo, credo che l'ultimo video sia di uno spacchettamento di una degustabox, della degustabox del mese scorso e torno di nuovo con la nuova degustabox del mese. Allora, prima di tutto, voglio un pochino riassumermi perché sono mancata, anche perché giustamente vi siete chiesti, almeno mi sono arrivati anche dei messaggi in direct su Instagram, qualche commento sotto l'ultima foto magari che ho messo su Instagram, e quindi insomma vi rispondo anche perché molti magari si saranno chiesti perché sono mancata. Allora, è un periodo un pochino stressante, particolarmente stressante per me, non è ancora terminato, poi adesso inizia la bella stagione, quindi quando inizia la bella stagione in ugual misura mi eclisso io, pazienza, io non sopporto, non tollero il caldo e quindi lo soffro tantissimo e questo proprio si manifesta veramente in maniera evidente. A parte ciò, in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo mese, c'è stato un bel po' di cose da fare, impegnative per la testa. Ora, niente di preoccupante comunque, niente da far dire che cosa è successo. Ecco, sono situazioni comunque familiari che hanno richiesto la mia più totale attenzione. Questo ha fatto sì che abbia lasciato, tralasciato, messo da parte tutto quello che in quel momento non era possibile seguire. Ecco, fra cui mi dispiace anche il canale e i social. Mi dispiace perché ogni volta che tipo ho comprato delle cose ho pensato, oh, questo lo potrei far vedere, lo potevo far vedere, però di accendere la videocamera assolutamente non avevo testa e voglia. Se già così mi vedete mezza struccata, cioè io in quest'ultimo periodo non metto nemmeno il correttore, che l'ho messo di proposito per voi, per non essere proprio veramente fatta in video. Questo è il mio mood di questo periodo, ma ci riprendiamo e va bene così. Ma ve lo ripeto, niente, cioè, niente veramente di tanto preoccupante, però situazioni che comunque richiedevano la mia presenza e attenzione, che sono comunque in divenire e a conclusione. Ecco, per fortuna tutto bene, tutto a posto e va bene così, ecco, cioè, no, non che riguardi quello che comunque riguarda quest'ultimo anno, per fortuna, però sono comunque situazioni che in un certo senso anche si collegano perché questa situazione ha fatto sì che molte visite siano state annullate, siano state annullate o comunque non sono state fattibili. Adesso privatamente sì, privatamente si ottiene tutto, sempre la solita storia, e quindi pagando abbiamo ottenuto tutto, ecco. E diciamo che negli ultimi 2 mesi, per quanto io nel frattempo apro la degustabox, negli ultimi 2 mesi ho venduto quasi un rene, ecco. Non ci c'è veramente una cosa che è solo pensarci, ma non pensiamoci, parliamo di cose belle e comunque grazie veramente per i messaggi, che molto calorosi e a volte, cioè, ci rimanco, ecco, che solo perché faccio dei video spesa, dove comunque comunico con voi attraverso un telefonino, rimanga qualcosa di me a tal punto da farvi domandare che fine abbia fatto. Ecco, veramente di questo affetto, mi fa strano, ecco, e quindi vi ringrazio per l'affetto che mostrate nei miei confronti. Degustabox! Uno spoiler lo so, un altro perché ogni sondaggio fatto spoilerano un prodotto della degustabox seguente. Un altro me lo sono spoilerato oggi guardando una stories. Non c'è la cedolina, o io ho aperto al contrario, che potrebbe anche essere. Mi sa di sì, ho aperto al contrario, perché infatti non c'è il sigillo. E vabbè, allora, non ricordo il tema del mese, si è un pochino oscurato. Riaccendiamo la luce.
Non ricordo il tema del mese. Magari prendessi. Se prendo la cedolina, non facciamo prima, eccola. Allora, box di aprile. E niente, io non me lo ricordo il tema del mese. Tutti in cucina. Contest tutti in cucina. Ci sono delle cose, sconti come al solito. Questa è la brochure che arriva. Ovviamente, per chi non conoscesse, la Degusta Box è arrivata per la prima volta nel canale. La Degusta Box è una scatola di prodotti alimentari che vengono spediti ogni mese dietro un abbonamento. Il primo acquisto ha uno sconto e quindi viene a costare 9,99 euro. Se siete interessati, giù nella scheda informativa trovate il mio codice da applicare per avere questo sconto. Io non ci guadagno nulla, l'azienda non mi paga. Io ho aderito per iniziativa personale a questo abbonamento. Anche voi aderendo, riceverete poi un vostro sconto personale da condividere con amici, parenti, con chi volete, e a loro volta possono usufruire di questo sconto. Insomma, diventa poi una sorta di piramide, ecco, c'è cioè a cascata, un effetto domino, ecco. Tutti quanti poi possono avere le stesse possibilità, la stessa cosa. Cosa succede per chi usa quel codice sconto? Voi appunto usufruite di questo sconto, chi invece lo dà in cambio riceve per ogni box acquistata utilizzando quel codice 50 punti. Arrivando a 100 punti si ha diritto ad una box gratuita. Io grazie a voi sono riuscita a prendere due box gratuite durante l'anno e quindi grazie, ve l'ho detto anche quando è successo. E poi niente, solo questo. Quindi grazie. Poi indipendente, no, beh, ecco, volevo dirvi anche questo. Compilando i vari sondaggi si hanno credo 10 punti. Ogni mese c'è un sondaggio, compilandolo si hanno 10 punti. Quindi alla fine, comunque, piano piano una box gratuita si riesce ad ottenere. In più, se si partecipa ai contest su Instagram, cioè caricando almeno 5 fotografie sulla box e condividendo i link appunto nella Coco che stavano dormendo fino a 2 minuti fa e condividendo i link nella pagina della Degusta Box nel sito, poi c'è l'estrazione, vengono estratti credo 3-4 nomi e otterranno 20 punti. Insomma, quindi c'è anche un modo per condividere, per conoscere nuovi prodotti che magari uno vede in TV o anche che non vede ancora in TV, perché io cose che ho provato qui e vi ho fatto vedere, poi dopo le ho viste pubblicizzate in TV, molto dopo. Quindi è un modo per conoscere nuove cose e in più per condividere poi con amici e parenti e con voi le novità, ecco, e recensirle. Allora, io ho aperto, però sono riuscita a prendere la brochure, già 8 minuti e che vi ho detto, voi direte quanto parli. Allora iniziamo subito. Prodotto del mese ha segnato la passata Petti e io i sughi Petti li conosco. Ci siamo oscurati di nuovo. Oggi il tempo è un pochino così e quindi nel frattempo vi faccio cadere. Se sapeste dove siete, dove ho messo il telefonino, voi direste: ma veramente sta tenendo su un bicchiere, ecco. Allora, sugo pronto deve essere, sugo con basilico della Petti. Buono, queste cose mi piacciono, sono sempre utili. Al modico costo di 2,09 euro, però è anche vero che tutti i Petti sono buonissimi, eh. Senza zuccheri aggiunti, sono realizzati con solo pomodoro toscano, olio e pochi ingredienti naturali di prima qualità. Bene, ricette pratiche, veloci, genuine, prive di conservanti, addensanti. Vabbè, un sugo, dai, pressoché pronto, al basilico. Quindi buonissimo, pomodoro toscano al 100%. E questo è il prodotto del mese della Degusta Box. E già io ne sono contenta. Poi, ho messo qua. Il mese scorso c'erano i pavesini glassati alla base con cioccolata fondente, almeno quello che ho trovato io. E questo mese ci sono i pavesini al cacao. Questi non sono però una novità, magari sono poco pubblicizzati e poco conosciuti, ma già li conoscevo almeno da un anno, ma anche di più. Vedo che vogliono dare una spinta nuova all'azienda per essere più conosciuti. Ecco, quindi pavesini al cacao.
E questi sarà la morte mia perché non vedo il cioè, io dove c'è il cioccolato ci sono io. Poi, che cosa che già mi avevo incuriosito di prima? Pasta di scalogno in olio di girasole. Ma che cos'è questa cosa? Della Gia. E dov'è la brioche? Dov'è? La pasta di scalogno è un concentrato di scalogno pronto all'uso. Sostituisce lo scalogno fresco in ogni uso e dona un sapore speciale a tutti i piatti. No, vabbè. Basta aggiungere un po' di pasta di scalogno per insaporire antipasti, insalate, zuppe, carne e ogni tipo di salsa. No, vabbè. Ops. No, vabbè. Ma quante ne inventano? No, vabbè. Ma veramente? Non l'apro per ora? Allora, ingredienti, scalogni 72%, olio di girasole, sale, correttore, proprio basico, ecco, ingredienti basici, meglio così, della Gia, Italian for Labor, e a costo di nemmeno tanto, 1,90 euro, questa è veramente un'idea simpatica da utilizzare, no, veramente, io adoro la degusto box. Oh, la besciamella integrale. Senza lattosio e senza glutine. Ah, novità, io praticamente sto eliminando quasi del tutto il lattosio, ecco. Perché vari problemi, crampi così, che non mi lasciavano anche in pace per 2 giorni, 2 o 3 giorni, eliminando il latte, vaccino, magicamente sono sparite, quindi con la nutrizionista si è parlato di eliminare proprio il lattosio dalla mia dieta alimentare. Quindi besciamella integrale, manco lo sapesse la Degusto Box. Besciamella integrale, qualcosa ci dovrò fare. Perché poi io sono molto basica, non si crede, ma sono molto basica con le ricette. Ops, un ditone. E quindi non più, cioè, la besciamella io la collego sempre a alle lasagne e perciò non la utilizzo in altre maniere. Devo studiare qualche altro modo per utilizzare la besciamella. Avete idee da darmi? Sono ben disposta ad assimilare, ad accogliere nuove idee. Allora, besciamella integrale della chef con farina di grano saraceno integrale. Buono, senza lattosio. Bene. Questo quindi è una novità a sto punto, no? Mi pare di sì, perché io non ho sentito parlare. Poi, che cos'è questa? Vita snella, le linfe, senza zuccheri, senza calorie, integra zinco, calcio, potassio, magnesio, vitamine B3, B6 e B12. Dove c'è B12, mi sta bene a me. Gusto mela e mandorla. E questa me la metto in borsa subito. Subito. 1,29 euro di bontà per mezzo litro, dai, va bene, poi è un'acqua aromatizzata, quindi ci credo un pochino poco, a tutte queste proprietà, però, oh, pasta integrale, no, vabbè, ma è, cioè, la mia box studiata per me, pasta integrale ad alto contenuto di fibre della Senatore Cappelli, penne rigate, 100% filiera italiana, le stagioni d'Italia, la grande agricoltura italiana, la pasta. Ma io sono contentissima di questa box, contentissima. Ma ogni cosa che tiro fuori è una gioia. Che ho detto prima? Dove c'è cioccolata? Ci sono io. Ritter Sport, Maraba, yogurt, honey, hazelnuts. Yogurt, vabbè, potevo leggere la versione in italiano. Yogurt, miele e nocciole. Chissà se mi faranno assaggiare un quadratino. Chissà se arriverò. Non c'è praticamente nessuno a casa, solo Gabri è chiuso in cameretta. Quindi qua nei paraggi non c'è nessuno. Un'altra tavoletta della Ritter Sport. Questo invece è wafer a cocco. Ula ula. No, vabbè, ma c'è anche un concorso. Gusta e vinci, acquista 2 tavolette. Concorso valido fino al 15 settembre 2021. Dove ci sono concorsi, ci sono anche io. E quindi adesso andrò a vedere come funziona questo concorso. C'è anche un codice. Devo sollevare. C'è scritto. Vabbè, poi me lo studio questo concorso. Comunque, io adoro. Adoro, adoro, adoro la cioccolata.
tanto, perché li mette sempre? Non lo so. Allora, le barrette, la solita barretta della Biking. Questa è noci pecan, 1,99 euro. Che adesso non so chi la mangerà, quando la mangerà. Vabbè, solitamente sempre piene, comunque divorate, anche se molto lentamente rispetto a tutto quello che ho presentato finora. Poi c'è un'altra, ecco, questo è lo spoiler del mese scorso, molto atteso. La birra Moretti filtrata a freddo, un bottiglione da 55 centilitri, cioè 550 ml, birra che andrò a nascondere perché questa è da bere con una bella pizza, quindi sabato sera, filtrata a meno un grado per un gusto puro intensamente rinfrescante. Oddio, la bottiglia in sé non è che dica tanto, così. Però magari il gusto invece dice altro. Birra Moretti. Bene, regalarti una birra limpida e cristallina. Bene, bene, bene. Da provare assolutamente. Poi, cos'è questo? Già sento però che sono stato un pochino schiacciati, forse anche per colpa mia. Vabbè, per colpa mia no, perché era già così pacco, quindi un pochino maltrattato dai corrieri. Divella ottimini irripieni. Vabbè, poi dopo che dopo i biscotti alla Nutella, adesso tutti fanno biscotti così. Cuordinella alle nocciole, nocciole 100% italiano della Divella ottimini. Vabbè, no, vabbè. Ciao dieta, ma che? Oh, le spezie, anche queste io amo. Pepe rosa e limone. Sapori creativi della drogheria. No, vabbè, anche questo. Ma sono contentissima. Però questo, secondo voi è sbagliato annusare il pepe, vero? Sì, meglio evitare. Volevo annusare anche per l'odore del limone. No, evito. Pepe, giustamente, se si annusa poi mi verrà da starnutire. Ricola preparato per camomilla. Ecco, questo era uno spoiler. Non avevo collegato che era della ricola. Ricola preparato per camomilla, solubile all'istante. Ottima sia calda che fredda. Oh, ma questa è una bella novità. Proprio in lattina si presenta così. Spacchettiamo. Che dite? Spacchettiamo con voi. Faccio vedere come sarà in granuli sicuramente. Sì, infatti. Ah, tipo come il tè tedesco, le tisane tedesche. Sì, uguale, stesso odore. Bene, da provare. Alla sera ancora piace una tisanina così, finché il tempo lo permette. Già stamattina ho letto che la prossima settimana sarà prevista la prima ondata di caldo. E io già, no, non ci credo. Ultime, già ho visto dall'anteprima, di questo anche sono contentissima. Allora, due confezioni Hela. Per budino, allora uno è cioccolato fondente, preparato per budino a cioccolato fondente, e l'altro è per panna cotta, gusto classico con caramellato. Ho tanti stampi per budini, devo solo comprare il latte, perché comprando ormai solo latte per me, di quello vegetale, non sto comprando quindi latte normale. Aggiunge 300 ml di latte e 200 di panna da montare al contenuto di una busta. Anche questo è così, questo è per la panna cotta. Sì, e questo è solo latte. Bene, da fare. Vabbè, questi si conoscono comunque. Magari non conoscevo questo al cioccolato fondente. Questi sicuramente i ragazzi sono contentissimi, soprattutto mio marito. Bene, non so, questo è il contenuto della box. Ditemi voi cosa ne pensate. Io sono stracontenta delle novità, soprattutto questo mi incuriosisce molto. Queste, vabbè, adesso uno io lo dovrò assaggiare, ma anche se un pochino. Biscotti frullini, vabbè, stavo cercando le calorie per piangere. A un biscottino, solo 167 calorie, praticamente una merenda, un biscottino. No, vabbè, però sono buoni, buoni, buoni. Sicuramente saranno buoni. Allora,
Bene così, 20 minuti, come al solito il mio standard. Sono contentissimo di essere tornato con questo video. Non vi prometto di tornare subito a ritmo con altri video, però ci proverò, ecco. Vado alla giornata. Ogni volta che io vi dico adesso vedrete nuovi video, poi succede sempre qualcosa che mi bloccano e non mi facciano fare quello che penso. Quindi vado alla giornata. Oggi sono riuscito a fare questo video e quindi lo condivido con voi. Ho avuto il piacere di parlare, di stare un pochino con voi. Spero di avervi tenuto compagnia. E noi, quindi, adesso io metterò a posto, farò una foto ovviamente per l'anteprima, e assaggerò qualcosa. E a me tocca sicuramente questo. Sicuramente, prima che i ragazzi arrivino, mi devo sacrificare per questa cosa. Devo fare questo sacrificio assaggiando la cioccolata della Ritter Sport. Ahimè, dai, bando con le ciance, finisco di scherzare, vi mando un caloroso abbraccio, un bacione e noi ci vediamo presto, ciao!